dentro questo Movimento 5 Stelle c'è bisogno di più condivisioni ora che Luigi Di Maio ha così tanti ruoli, super ministro, capo politico, sceglie come da nuovo regolamento anche i nuovi capigruppo? C'è bisogno di più condivisione all'interno del Movimento? Secondo me a questo punto sì, nel senso che io penso che questa fase in cui si doveva tenere una certa disciplina è stata importante che scegliesse tutto lui. E adesso è ora che il governo faccia il governo e il Parlamento faccia il Parlamento. Sono due poteri separati, devono avere ognuno le proprie garanzie, la propria indipendenza. E vediamo cosa succederà. Questo come si traduce in una modifica dello statuto che è stato approvato solo pochi mesi fa? Io credo che ci sia bisogno di comunicare bene, comunicare di più da parte nostra, di maggiore adesso condivisione con gli attivisti. È stato un momento ovviamente di organizzazione. Io sono fautrice di una nuova era, sì. Io sono tra i fautori di un momento di confronto, di una riapertura al dialogo, di un cambio dello statuto, assolutamente sì. Quando saranno scaduti i 18 mesi del primo capogruppo, io credo sia necessario che il Parlamento faccia il Parlamento e il Governo faccia il Governo. Luigi aveva dato la sua disponibilità a farlo, sono sicura che si riaprirà un confronto in questo senso. Urge una condivisione, una sollecitazione e un coinvolgimento anche della base che un po' rumoreggia su questo strapotere del partner di governo che avete nel governo di cambiamento. Io credo che la base sia tutto nel movimento. Qualcuno dice la piattaforma, no, la grande forza del movimento è l'animo degli attivisti, che è un mondo speciale. E credo che sia ora di incontrarli, non ha molto senso fare le cose online, le persone bisogna incontrarle, sarebbe bello riuscire a pensare, anche questo l'ultima riunione l'avevo sollevato con Luigi, il confronto vero con la base, non tramite piattaforma. Lei dice bisogna cambiare lo statuto, bisogna incontrare gli attivisti dal vivo, uso una parola credo assolutamente impronunciabile dentro il movimento, una sorta di congresso? Secondo me, al di là dei nomi, bisogna incontrarsi fisicamente veramente, perché gli attivisti poi sono quelli che fanno il lavoro sul territorio, quelli che fanno i presidi alle discariche, gli esposti in procura, e poi trovarsi sempre ad essere un voto online. So che per loro è molto frustrante, perché a me piace invece girare molto per i territori ed è ora che lo facciano tutti e anche in maniera... Farò un'altra cosa, un'altra menzione che non piace al Movimento, è ora di organizzarsi in maniera democratica. Perché non c'è abbastanza democrazia interna? Non è questione che non c'è democrazia, non c'è proprio organizzazione sul territorio. È ora di fare un'organizzazione territoriale, ma che sia democratica. Non c'è, la vogliamo fare democratica. A me sembra una proposta 5 Stelle, perché no? Cominciamo a essere forza di governo, bisogna anche cambiare un po', no? La nuova era di cui lei parla passa anche per affidarsi meno a figure alla Lanzalone, per capirci, non in quanto Lanzalone, ma figure esterne al movimento, il cui ruolo non è chiaro, e anche da una definizione migliore del ruolo di Davide Casaleggio? Guardi, io credo che i Lanzaloni servano, adesso che questo si sia comportato, non è che una forza politica può prescindere dagli esperti, no? Poi si tratta di trovare gli esperti giusti, onesti, e non è semplice. Casaleggio non ha un ruolo codificato, quindi non capisco come si può cambiare il ruolo, magari dargli un ruolo codificato, può essere interessante dargli un ruolo veramente codificato con delle responsabilità, però questo passa anche attraverso di lui, no? Questa storia del semplice attivista non regge, insomma, no? Questa storia continua dire Casaleggio sia un semplice attivista, è evidente. No, Casaleggio che non sia un semplice attivista, lui gestisce la piattaforma, quindi ha un ruolo importantissimo nel movimento, assolutamente sì. Poi che decida lui questo, assolutamente no. Io non, tutt'altro, anzi avere una struttura decisionale fatta bene adesso che siamo forza di governo, al di là del Parlamento, perché il Parlamento ha le sue logiche, eccetera, ma al di là del Parlamento esistono i consiglieri comunali, i sindaci, i consiglieri regionali che hanno bisogno, secondo me, in questo momento di una rete fatta bene e individuata a livello democratico. Non c'è, non è che non c'è, non c'è l'organizzazione. Se la vogliamo fare, secondo me va fatta partendo dal basso, da dove siamo nati, almeno io sono nata lì, sono nata sui banchetti, nelle discariche, a combattere per l'acqua. Mi piacerebbe
ripartire da lì adesso che siamo forza di governo, quindi possiamo essere una forza che parte dal basso, fantastica.